Buongiorno, dobbiamo parlare in questa breve lezione del linguaggio dell'opera lirica. In questo periodo di confinamento, durante la pandemia, gli italiani hanno avuto modo di seguire più del solito in televisione melodrammi, opere liriche, perché la televisione ne ha fortunatamente trasmesso anche in abbondanza e si è quindi tornati a familiarizzare un po' con questo genere così importante e fortunato della nostra cultura. Sono nate anche molte discussioni, qualcuno l'avrà certamente seguite, in merito specialmente alle regie moderne, come quella del Rigoletto che Damiano Micheletto ha fatto da Roma, rappresentando la storia del verdiano Rigoletto nell'ambiente dei giostrai, ovviamente moderni, con le automobili, eccetera. Si è quindi ripetutamente posta la questione di qual è il punto fino al quale può arrivare l'interpretazione registica nell'attualizzare testi che ormai hanno ovviamente ben più di un secolo. Ora bisogna dire subito una cosa, che l'opera lirica consente più di altre forme, teatrali, una grande libertà interpretativa nella messa in scena, nella scenografia da parte di registi e scenografi. Mentre invece obbliga a una fedeltà, direi quasi assoluta e rigorosa per quanto riguarda la musica. La musica non si può cambiare, è naturalmente quella nei suoi tempi, nei suoi modi. C'è tra la musica e la messa in scena un punto di mezzo ovviamente essenziale in un testo teatrale come l'opera lirica, che è il linguaggio, il modo con cui parlano i personaggi. Ora, i personaggi del melodramma italiano, specialmente di quello più noto e fortunato, cioè quello dell'Ottocento, quello di Verdi, quello di Bellini, quello di Rossini, specie di Donizetti, è un linguaggio che oggi risulta particolare, in parte lo era già nell'Ottocento, cioè molto letterariamente connotato, spesso inattuale, antiquato sotto certi punti di vista, secondo del resto una consuetudine culturale che nella prima metà, soprattutto del XIX secolo, era consueta e sottoscritta da grandissimi intellettuali come, non so, Leopardi, che chiedeva alla poesia. Ricordiamoci che l'opera è in versi, quindi è un'opera poetica anche, chiedeva alla poesia un linguaggio inattuale, rivolto all'antico, all'indeterminato delle origini e che un autore come Alessandro Manzoni, che è così moderno nei suoi Promessi Sposi, in qualche modo la prima opera, il primo romanzo moderno della nostra letteratura, poi quando scrive i versi, le poesie, usa invece un linguaggio che diremmo forbito o comunque letterariamente connotato e caricato, pensiamo al 5 maggio, alla Pentecoste, insomma, o alle più note poesie di Manzoni. E così l'opera dell'Ottocento ha questa connotazione linguistica così particolare che era già parte almeno inattuale o difficile da capire all'epoca, ovviamente lo è ancora molto di più. Se noi leggiamo questi versi all'inizio della Traviata di Verdi, eccoli qua. Ecco. Qui è Violetta, vedete, siamo all'inizio del primo atto della Traviata, che canta tra sé e sé, e dice: «Ah, forse lui che l'anima, lui, Alfredo, che l'anima solinga nei tumulti, godea sovente pingere dei suoi dolori occulti. Lui che modesto e vigile, allegre soglie ascese». Probabilmente anche già nell'Ottocento si sarebbe dovuto spiegare che allegre soglie significa nella stanza in cui lei giaceva ammalata. Ma anche modesto e vigile oggi avrebbe bisogno, soprattutto vigile, di essere reinterpretato, perché vale premuroso naturalmente, più che vigilante in senso stretto, per non dire del godea sovente pingere, che per noi oggi è lessico dalla forma assolutamente letteraria e già in parte lo era ovviamente nel XIX secolo. Però questo linguaggio non si può cambiare. Come la musica,
anche il modo con cui parlano i personaggi deve rispettare il testo del libretto e quindi deve fare i conti con questa situazione. Per cui da una parte la messa in scena può essere attualizzata e modernizzata, a volte anche molto e a volte anche felicemente. Dall'altra ci sono degli aspetti formali dell'opera, e cioè appunto la musica e il linguaggio che vanno rispettati e quindi non si può tendere, diciamo, questa distanza oltre un certo limite, perché sennò l'elastico, per così dire, si rompe. Ad esempio, se leggiamo ancora questi pochi versi di Violetta, sempre dalla Traviata all'inizio, io sono franca, ingenua, altra cercar dovete. Se noi oggi dovessimo dirlo nell'italiano corrente, sembrerebbe che non ci sia niente da fare, io sono franca, ingenua. Ma perché se si dice franca, ingenua, traviata, Violetta ritiene di non andare bene, cercatevene un'altra perché io sono franca, ingenua? Queste sono delle qualità, tutto sommato, no? Delle virtù. Ebbene, il fatto è che franca e ingenua non significa, no, non hanno il significato che hanno per noi oggi, schietta e semplice, ma voleva dire libera, una donna libera, una donna senza legami e quindi una donna che in qualche modo non era del tutto raccomandabile per un uomo, secondo naturalmente la cultura e i costumi dell'Ottocento, che poi sono quelli che più stigmatizzati, è vero, proprio nella Traviata. E quindi inevitabilmente il linguaggio è da rispettare, il linguaggio è da rispettare e anche da cogliere in questa sua voluta inattualità, che era già marcata all'epoca, che oggi lo è ancora di più e che dà all'opera questo valore aggiunto di un qualcosa che è fortemente differente. Anche quando assume forme, aspetti, ambientazioni scenografiche a noi familiari e vicine, come era il caso appunto del Rigoletto tra i giostrai, mantiene questa distanza, che è una distanza, come dire, tragica, no? Ecco, una distanza tra la realtà quotidiana e i valori assoluti, che anche questo tipo di linguaggio rappresenta, direi piuttosto bene. Se leggiamo ancora un brano, questa volta dal Trovatore di Verdi, c'è un dialogo tra Azucena, la madre, e Manrico, il figlio, in realtà supposto figlio. E lui ha dubbio di essere davvero, giustamente, ha dubbio di essere il figlio di Azucena, ma lei lo tranquillizza, dice: madre, tenera madre, non m'avesti ognora. E lui dice: potrei negarlo, no? Effettivamente è così. E lei, per rassicurarlo, gli canta questi versi. A me, se vivi ancora, non dei, non devi a me se sei ancora vivo, notturna nei pugnati campi di periglio, ove spento fama ti disse a darti sepoltura non mossi. È veramente difficile anche oggi, naturalmente, ma lo era sicuramente anche nel 1850 Erotti, quando è andato in scena il Trovatore, l'interpretazione di questi versi in cui Azucena dice: quando nei campi di Peliglia, Spagna, dove c'era stata una battaglia e si era detto che tu eri morta, non mi sono mossa, sottinteso, coraggiosamente a darti una sepoltura notturna, o non mi sono mossa di notte a darti una sepoltura. Quindi vedete anche che articolazione sintattica, naturalmente, complicata e davvero molto ai limiti persino dell'italiano, standard della grammatica italiana, della comprensibilità italiana, che poteva avere un testo. In realtà, questo particolare del linguaggio così, diciamo, letterariamente marcato, così lavorato, sia nel lessico, come abbiamo visto prima, che come in questo caso nella sintassi, non è stato sempre una caratteristica dell'opera lirica. È stata una caratteristica dell'opera lirica soprattutto dalla fine del Settecento fin quasi alla fine dell'Ottocento, fino, insomma, alle ultime opere di Verdi. Perché quando, per esempio, nel momento pur già molto importante naturalmente della nostra tradizione lirica, musicale, quando scriveva i libretti, il grande Metastasio, si potevano leggere arie, versi come questo dall'Olimpiade, primi 30 anni, tra i primi
anni del Settecento, in cui uno dei personaggi, Argene, canta quest'aria, più non si trovano fra mille amanti, sol due bell'anime che siano costanti, e tutti parlano di fedeltà. Come vedete qui il ritmo è molto facile, accompagna magnificamente la disposizione un po' aforistica, assiomatica dell'aria, ma come vedete anche sono parole abbastanza comuni, parole diciamo di una lingua media colta naturalmente, senza nessun particolare scarto diciamo dalla medietà, mentre nell'Ottocento questa dimensione di linguaggio, questo stacco dalla lingua comune cresce. Nel Settecento, ripeto, era stato meno forte, ma era stato meno forte anche nello stesso Ottocento e comunque anche in epoca insomma diciamo più vicina a noi, a seconda dei generi lirici, perché l'opera lirica non ha soltanto la sua diciamo forma di formato di maggior successo, l'opera tragica, l'opera seria, il melodramma romantico a seconda delle epoche, ma anche una forma comica, quella che chiamiamo ormai comunemente di opera buffa. E in questo caso proprio l'argomento, l'ambientazione buffa, rendeva necessario usare un linguaggio più semplice, più schietto, più vicino alla lingua comune, che i musicisti non avevano difficoltà a musicare, come mostra magnificamente Mozart, per esempio nelle Nozze di Figaro, non so, nel dialogo tra Susanna e Marcellina, via resti servita, Madama piccante, non sono servita, Madama brillante, eccetera. Quindi forme di, come dire, di comunicazione, di dispetto linguistico comune che l'opera sapeva musicare. Ma l'opera seria, il melodramma romantico soprattutto, punta anche ad accentuare, appunto, schiacciare il pedale del linguaggio per dare fino in fondo la misura della sua eccezionalità, della sua particolarità. Ora, a questo punto ci si potrebbe chiedere fare una domanda, ma si riesce a capire il linguaggio quando viene cantato? Questo è un problema che l'opera lirica si è portata dietro fin dalle origini della sua storia e aveva cercato e a lungo ha cercato di risolverlo distinguendo due momenti, un momento in cui il canto è più disteso, più spiegato, è musicalmente più impegnato, in cui la comprensione delle parole è inevitabilmente più compromessa, e da altri in cui invece il linguaggio è più vicino al parlato, è più vicino al declamato, e quindi la comprensione delle parole è più facile. Perché se non si capiscono le parole, a meno che uno non sappia il libretto, naturalmente non si riesce neanche a seguire bene lo sviluppo della vicenda che si è davanti. Quindi è un problema che l'opera lirica ha sempre avuto davanti a sé e che, ripeto, ha in parte affrontato con questa distinzione tra le arie o i pezzi, diciamo, musicalmente più impegnati e lavorati e il recitativo, i momenti più dialogici e declamati. Tuttavia il problema resta soprattutto appunto quando il brano cantato è appunto fortemente cantato, fortemente lavorato dalla musica, strumentale e dalla voce, e allora che cosa si può capire? Una delle forme e dei modi che la musica operistica ha avuto per far capire anche quello che non si capisce, lo possiamo vedere ascoltando e leggendo il testo di un brano da un coro della Sonnambula di Bellini. Ecco, ascoltiamo, questo è un coro in cui gli abitanti del villaggio informano il giovane arrivato su quello che sta succedendo nel paese. A fosco cielo, a notte bruna,
Ecco, non so se avete potuto seguire le parole del testo ascoltando la musica, ma certamente se non aveste avuto davanti le parole, o se già non le sapete, sarebbe stato molto difficile capire questo coro all'unisono che canta caricando così fortemente gli accenti, approfittando anche di questa struttura metrica di versi doppi che favorisce questo modo di intonazione. E tuttavia, che la comunicazione riguardi un messaggio di paura veniva trasmesso dalla musica, e per cui anche se non si capivano le parole o non le si potevano leggere, che questi paesani stessero dicendo a Rodolfo qualcosa che li spaventava, li preoccupava, è abbastanza, era reso, per così dire, già dalla musica, oltre che poi dalle parole di Rodolfo, come abbiamo sentito, che dice: ve la dipinge la figura la vostra cieca credulità, cioè siete voi che ve lo immaginate, ma loro rispondono: no, non è una favola, non è la nostra paura, l'ha vista tutti, è la verità. Non di meno, questo problema resta, questo problema resta, il problema della comprensione, il problema che hanno sempre avuto i grandi compositori, quelli più attenti alla dimensione teatrale, come Mozart, come Verdi, come Puccini. Ecco, e a volte è quasi, diciamolo pure, irrisolvibile. Se vediamo un attimo una aria famosa del Don Giovanni, ecco, il primo atto, la tredicesima scena, un'aria di Donna Anna, quando si è scoperto chi è il colpevole dell'omicidio del padre, lei si rivolge al suo amato e gli dice: or sai chi l'onore rapire a me volse, chi fu il traditore che il padre mi tolse. Vendetta ti chiedo, la chiedo il tuo corpo. Chieda a Don Ottavio di vendicarla, di vendicare la meglio la morte del padre. Vedete cosa dice il testo? Vendetta ti chiedo vendetta. La chiede il tuo cuore, cioè è il tuo cuore che la vede. Ora, quasi tutti quelli che sentono la musica, la sentono cantare, interpretano la chiedo al tuo cuore, perché è difficile, naturalmente, cantando, far avvertire questa differenza che pure è essenziale per capire il modo con cui Donna Anna si rivolge a Don Ottavio, che in realtà è un po' pavido o perlomeno non tanto coraggioso, e quindi preferirebbe fare una denuncia piuttosto che andare a fare la vendetta che lei gli chiede. Insomma, il problema della comprensibilità è un problema linguistico che resta a lungo per l'opera lirica. Specialmente forte diventa quando più cresce nell'opera il senso moderno del teatro, della rappresentazione, del realismo dei fatti. E non è un caso che poco per volta, memoria anche appunto della lezione che ricordavo prima, quella dell'opera buffa, dell'opera comica, i musicisti, anche quando scrivono opere serie, opere tragiche, imparino a musicare anche la lingua quotidiana, non soltanto a fini comici di divertimento, ma anche appunto a fini seri, tragici, a far cantare anche le parole, per così dire, di tutti i giorni, quello che fa appunto Puccini via via sempre di più nel corso delle sue opere, specialmente in quelle tra fine 800 e i primissimi del 900, come Tosca o Butterfly. Sentiamo un attimo ancora questo breve brano dalla Butterfly di Puccini. Ecco. Il mare, il porto, è una casetta che obbedisce a bacchetta vostra, la comprerai per 999 anni. Con facoltà ogni mese di rescindere i tassi, solo in questo paese, elastici del bar, case contratti, e l'uomo esperto ne profitta. Certo! Avete sentito?
Pinkerton, cioè il tenore che parla col baritono Sharpless all'inizio della Butterfly, riesce a cantare anche dei versi come la comperai per 999 anni con facoltà ogni mese di rescindere i patti. Cioè Puccini ha trovato modo di dare un andamento melodico, di trovare una struttura musicale che reggesse una comunicazione in lingua comune, quasi burocratica o commerciale come questa. Ecco perché con la seconda parte della seconda metà dell'Ottocento, anzi verso la fine dell'Ottocento, il cosiddetto realismo musicale porta l'opera a ridurre la differenza linguistica rispetto alla lingua quotidiana e ci si rende conto, i musicisti si rendono conto, si rendono anche capaci di dotare anche la lingua di tutti i giorni, o comunque non troppo lontana dalla lingua di tutti i giorni, di una capacità melodica, di una capacità di sostenere, di essere sostenuta dalla musica. Tuttavia, nonostante questo, questa dimensione dell'antico e dell'inattuale resta ancora, persino in opere come la Butterfly, e lo stesso Puccini termina con un'opera, la sua carriera prima di morire, come la Turandot, in cui elementi tradizionali, non solo nella musica ma anche nel linguaggio, sono ancora molto forti, perché in qualche modo questa misura particolare, speciale, è proprio come un tratto distintivo del nostro melodramma. Ed è quello, possiamo concludere con questa osservazione, che l'italiano che gira di più il mondo, che viene cantato nei teatri di ogni parte del pianeta, dal Giappone alla Svezia, agli Stati Uniti, all'Australia, al Sud America, a Israele, questo italiano che era già inattuale nell'Ottocento per i contemporanei, che a maggior ragione lo è per noi oggi, ma che è imprescindibile, esattamente come è imprescindibile la musica. E quindi bene, un'ottima cosa che i registi inventino forme di messa in scena moderne, attualizzate, ma c'è qualcosa che non si può attualizzare, che non si può modificare, che resta una caratteristica non tangibile, insomma, no? Non toccabile, non modificabile della nostra opera, che è appunto il linguaggio, anche questo speciale linguaggio. Grazie, buonasera.